Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Rigitalo 3. Oggi siamo in un nuovissimo video della carriera di F1-24, Riccardo Bianchetti e la sua Kick Sauber. Infatti, come possiamo andare a vedere, episodio numero 17, round numero 16, Monza, quindi a casa di Riccardo Bianchetti. Sarà veramente molto esotico andare a vedere che cosa riusciremo a fare in questo round numero 16, visto che Monza è un circuito veloce e la nostra Kick Sauber sembra essere veloce sui circuiti veloci. Vedremo. Like, commento e condivisione come al solito. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Importantissimo ragazzi, dobbiamo sfondare questa serie, quindi ragazzi fate tutto quello che potete all'inizio di questo video. Ultima gara ragazzi, scorso episodio, quindi abbiamo fatto una grandissima gara in Olanda, abbiamo condotto anche la gara per un po' di giri, ma purtroppo ci siamo dovuti arrendere a un grandissimo Charles Leclerc, che ha recuperato terreno ed è riuscito a prenderci alla fine. Proprio alla fine ci siamo fatti photo finish e non siamo riusciti a vincere il Gran Premio. Purtroppo, peccato, non ci si può fare niente ragazzi. Comunque adesso ci proveremo a prendere la vittoria a casa nostra. Questa Kick Sauber ci sta regalando delle perle incredibili, nonostante la difficoltà alta del gioco e nonostante la macchina che non è la top, una macchina top team, ma stiamo migliorando la macchina e sta diventando veramente veramente forte. Direi che possiamo andare nella nostra carriera pilota. Allora ragazzi, andiamo a fare il riepilogo, perché c'è da riepilogare un po' di roba prima di iniziare. Abbiamo il turno numero 16 a Monza. Messaggi abbiamo: piazzamento nei top 10, abbiamo fatto dei riconoscimenti, anche esperienza abbiamo fatto dei riconoscimenti. Dobbiamo andare a disegnare gli obiettivi di questo weekend. Andiamo subito a vedere. Perfetto, direi che mettiamo la priorità sia alla Power Unit, consulente Power Unit, diamogli la priorità. Ok, abbiamo disegnato i nostri bellissimi obiettivi. Abbiamo superato il nostro obiettivo di 4, siamo 81 di overall. Siamo veramente veramente fortissimi. Ci stiamo dando veramente dentro con tutti i riconoscimenti e quant'altro. Abbiamo già completato riconoscimento livello 1 qui del riconoscimenti degli piazzamenti top 10 e poi anche punti campionato, quindi insomma abbiamo bella roba. Per quanto riguarda le rivalità, abbiamo vinto la rivalità contro Stroll e stiamo vincendo quella con Bottas. Non abbiamo una rivalità del campionato al momento, anche perché ci avevano dato la rivalità con Lewis Hamilton, ma alla fine poi non c'è stato niente, non abbiamo fatto nulla e va bene così. Al momento siamo 81 di overall e quindi siamo andati a sorpassare Magnussen come overall, siamo andati a sorpassare Stroll come overall. Ovviamente abbiamo anche già Sargeant, già bello andato lì di overall. Stiamo andando a prendere Yuki Tsunoda, anzi l'abbiamo già bello che preso Yuki Tsunoda come overall. Dobbiamo andare a prendere Bottas. Bottas è il prossimo da sorpassare, signori. Bottas è il nostro obiettivo da sorpassare in overall. Ovviamente non in tutte le statistiche, diciamo, insomma, bisogna sorpassarlo di overall totale. RS invece, questa è la cosa più importante di questo weekend di gara, ovvero che ragazzi la macchina, la Kick Sauber, è terza nel standings dei veicoli di questa stagione. Signori, incredibile, abbiamo portato la Kick Sauber da terz'ultima, quart'ultima comunque, fino al terzo posto delle potenze. E c'è da vedere che tra di noi e Ferrari c'è anche veramente pochissimo gap ormai di potenza, e che sarà colmabile poi con le migliorie che stanno arrivando quest'anno. Ragazzi, veramente un percorso incredibile quello da parte di Kick Sauber. Come potete vedere, sì, eravamo quart'ultimi, adesso siamo cresciuti, questo è il grafico, e stiamo veramente sorpassando chiunque. Una grandissima prestazione di Kick Sauber, un grandissimo lavoro. Signori, per quanto invece riguarda la classifica, andiamo a vedere. Ottavo posto, abbiamo sorpassato George Russell, siamo alla caccia di Carlos Sainz. Veramente difficile andarlo a prendere, ma ci proviamo a prendere Carlos Sainz. C'è anche Bottas che si sta, diciamo, ritrovando con se stesso, è in tredicesima posizione, sperando che adesso possa prendere molti più punti e sorpassare quelli lì a raggiungerci alla fine del campionato. Per quanto riguarda invece la classifica costruttori, noi stiamo cercando di andare a prendere l'Aston Martin in quinta posizione. Sarebbe clamoroso andare a prendere l'Aston Martin, ma visto che siamo praticamente terzi nello standings, non è impossibile. Quindi ci proviamo. E quindi direi turno numero 16, stagione numero 1, andiamo al weekend di gara. Workstation, a casa nostra abbiamo un meteo incredibilmente limpido. Anche questa roba del fatto che c'è veramente poco meteo avverso, insomma, preferirei più
più giri e robe varie, quindi insomma vedremo cosa succede. Allora, tutti gli obiettivi sono stati fissati, direi che per quanto riguarda i ragazzi del video noi ci vediamo direttamente alle qualifiche del Gran Premio di Monza. Andiamo! Riccardo Bianchetti, prima qualifica a Monza. Andiamo! Siamo tanto lontani dalla pole, ragazzi. Quinto. Buono, va bene, va benissimo. P5 buono, vediamo dove si è piazzato Bottas, ragazzi. Va bene P5, ragazzi. Le qualifiche sono finite e ora attendiamo con ansia la gara. Domani incredible, Bottas in quarta. Mamma mia, la Kick Sauber si mette davanti alla Red Bull di Sergio Perez. Incredible, che gasa. Andiamo ragazzi, gara. Signori, ci siamo per la gara a Monza, casa nostra. Anche se oggi correrai sulla pista di casa, affrontala come tutte le altre e non correre rischi. Perfetto, ci dà questo consiglio l'ingegnere di pista. Noi lo prenderemo e lo butteremo nel cesso. Signori, possiamo andare. Grand Prix Monza, signori, altro che l'Emilia Romagna. Via, via, via con Monza. Perché non c'è Bottas? Ha cambiato il motore, ragazzi. Incredibile. Bottas ha cambiato il motore, ragazzi, e non c'è. Teniamo la quarta. Mamma mia, come scappa Verstappen. E Bottas è dietro, ragazzi. Questo è una grande cosa brutta. Non doveva succedere. Perché Bottas hai cambiato i componenti adesso? Devi cambiarli prima. Ma lì davanti sono velocissimi. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo. Anche noi siamo abbastanza veloci comunque, ragazzi. Raggiungiamo le Ferrari con la Red Bull di Verstappen. Mamma mia, che bagarre. E ci siamo anche noi della Kick Sauber. Sul dritto siamo un jet, sì. Verstappen, ma quanto freni. Oh, che ti devo spingere io. E a cagare. Ok, bel sorpasso. Ah, vai, vai. A casa, Verstappen. Non vai a prendere le Ferrari. Andiamo a acchiappare le Ferrari, ragazzi. Siamo sul podio al momento. Il podio a casa nostra sarebbe già una grandissima cosa. Oh, combattono le Ferrari a casa loro. Leclerc e Sainz ruota a ruota per questo Gran Premio di Monza. Incredibile. Sainz contro Leclerc per questa battaglia incredibile, per questo Gran Premio di Monza. C'è anche un italiano a combattersela con una Kick Sauber, DNA più o meno italiano, visto che l'anno scorso era Alfa Romeo. Ai 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 ai. Vado a prendere un po' di ghiaia. Occhio a Perez che ci prova. Ci prova Sainz su Leclerc. E noi allora ci avviciniamo, visto che la battaglia è qui, signori. Sergio 1:21:003. Sarebbe stato rischioso provare il sorpasso. Leggermente più veloci dei tuoi. Accelera.
Sarebbe stato rischiosissimo. Verstappen è in quinta. Io spero Bottas si rifaccia. Rallenta tantissimo Sainz insieme a Leclerc. Allora mi vado a infilare tra le due Ferrari. E non riesco, ragazzi. Velocissime le Ferrari. Occhio a Sergio. Ci vuole provare Perez, ma siamo velocissimi anche noi. Sainz dove vuole provare il sorpasso esattamente? Ci prova su, voleva andare nel muro, ragazzi, incredibile. Attenzione, ci aspettiamo una perdita di aderenza da un... Di già! Mamma mia, l'anteriore sinistra. Già al 38%. Tocca provare il sorpasso. Difficoltà 110 è il massimo della difficoltà che sto giocando. All'interno su tutte e due le Ferrari. C'è un italiano leader del Gran Premio. Occhio a Sainz che ci riprova. Ah, Sainz ci si infila. Mamma mia, ma quanto è veloce la Ferrari. Devo alzare il piede, ragazzi. La Ferrari vola. Occhio a Perez e Verstappen. Tocca boxare. Boxing di slap per la kick sauber. Mamma mia, Perez ci sorpassa e non boxa. Diamo i box. Diamo. Siamo usciti dietro Max. Non bene, anche dietro Leclerc. Vedremo che cosa riusciremo a fare. Scappa Verstappen, ragazzi. Mamma mia. Andiamo a recuperare Verstappen, ragazzi. Siamo usciti davanti a Sainz. Mo bene. Però abbiamo Perez, sì, abbiamo Verstappen e Leclerc davanti. Dobbiamo spingere forte se dobbiamo riuscire a prendere quelli davanti. Incredibile. Incredibile. Fucsia, primo settore per Riccardo Bianchetti con la kick sauber. La combattono, potrebbe aiutarci questa cosa. Il combattimento tra i due. 1 e 2 la distanza. Volano Verstappen e Leclerc. Ma noi ci proviamo. Ora tutta la batteria va usata sul rettilineo per andarli a prendere. Fantastico. Giro veloce. 1:19.809. Riccardo Bianchetti vuole riprendersi. Vuole questa vittoria più di nessun altro, ragazzi. Di più di chiunque altro. Vuole spingere questa kick sauber al limite. La vuole spingere, la vuole. Fucsia primo settore ancora. DRS adesso. Ci avviciniamo. Occhio a Verstappen e Leclerc che combattono. Oh, vicinissimi. Veramente vicini adesso. Abbiamo riraggiunti. Ci siamo. Leclerc contro Verstappen. E Bianchetti è qui dietro. Proviamo a sorpassare adesso. Dentro Bianchetti su tutti e due. Ci mettiamo al leader del Gran Premio di Monza a casa sua, Bianchetti. Leader del Gran Premio. E va via. Nono giro di 13. Occhio a Leclerc che si fa vedere. Lo tengo dietro al momento. Tengo dietro Charles Leclerc. Sicuramente attaccherà adesso. Ci prova Charles Leclerc. E si mette davanti al momento. Sainz è il pilota più veloce in pista, appena registrato il miglior tempo. Li facciamo mettere davanti, ragazzi. Al momento li faccio mettere davanti io. Non voglio combatterli. Proveremo più avanti a sorpassarli. Stiamo ricaricando la batteria. Recuperiamo su Verstappen e Leclerc. Recuperiamo tantissimo. Gli siamo dietro. Va Riccardo Bianchetti a 360 km orari. Questa kick sauber è un animale di macchina, ragazzi. L'abbiamo trasformata in una bestia sta macchina. Doppio sorpasso in rettilineo su Verstappen e Leclerc. Occhio a Charles che si mette davanti. Siamo sotto di una. Non dobbiamo perdere Leclerc. Penultimo giro. Cercherò di non sorpassare Leclerc. Oh, fantastico. Hai centrato l'obiettivo. Adesso
siamo in ottima posizione per il resto della gara. Passerò Charles all'ultimo giro. Signori, siamo al... Wow, Sainz ci spinge. Incredibile. C'è da recuperare Leclerc qui, perché Sainz ci ha spinto. Incredibile. 1-0 la distanza. L'ultimo giro è questo. Adesso dobbiamo passare Leclerc, ragazzi. C'è un problema, ragazzi. Non riusciamo a prenderlo. C'è stato quell'errore con Sainz, molto molto grave. Ci ha spinto Sainz prima. Adesso ci attacca Carlos Sainz. Niente, ragazzi, ci sta spingendo Sainz. Non è possibile. Vaffanculo. Niente da fare, ragazzi. È andato via Leclerc. È andato via Leclerc. 1-3. Niente da fare. Incredibile, ragazzi. È andato via Leclerc. Vince Leclerc il Gran Premio di Monza. Che possa essere una predizione di quest'anno. Leclerc vince il Gran Premio, noi arriviamo secondi. Il predestinato c'è, vince il Gran Premio. Grandissimo, grandissimo il predestinato. GG lo stesso, ci stava, ragazzi, non ci possiamo fare niente. Veramente veloce Leclerc, ma è veramente forte nella carriera, non c'è niente da fare. Vince Leclerc, festeggia con Carlos Sainz il podio in Ferrari. Noi solo secondi. Peccato, ma va bene lo stesso, ragazzi. Direi va bene lo stesso. Va collato una buona la seconda posizione con la Kick Sauber a Monza. Che dite, ragazzi? Tutto bene? Bottas per le penalità era partito 13esimo, è riuscito ad arrivare 8º. Purtroppo, ragazzi, Bottas doveva partire 4º. E non è partito 4º, ragazzi. Male, peccato. Andiamo a vedere la classifica, che cosa dice. La classifica dice che Leclerc sta accorciando su Verstappen. Bianchetti è lì dietro a Fernando Alonso di 2 punti e anche a pochi punti da Hamilton, quindi bene. E invece classifica costruttori, ragazzi, siamo vicinissimi alla Aston Martin, veramente vicini. Raga, possiamo farlo, il sorpasso su Alonso e Aston Martin, ce la possiamo fare. Ci deve dare una mano Bottas però. Signori, per questo Gran Premio di Monza è tutto. Oddio, abbiamo la rivalità nelle valutazioni con Tsunoda. 81 Val, tutti e due. Interessante, ci ha messo una nuova rivalità nelle valutazioni, ragazzi. Guarda che bello. Bellissimo Gran Premio a Monza. Purtroppo non ci siamo guadagnati la vittoria. Charles Leclerc troppo veloce. Con Sainz anche molto, lui molto veloce. Vedremo che cosa riusciremo a fare a Baku. Ci sono tantissime modifiche in arrivo. Quindi, ragazzi, like, commento e condivisione come al solito. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. E controlla la descrizione per non perdere di tutti i miei altri profili social. Importantissimo. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti e ciao da Righi.